Eccoci tornati con voi, amici di Le Fonti TV. E allora, leggete subito il nostro titolo in sovrimpressione che ci porta direttamente, almeno in primo piano, all'argomento che vogliamo affrontare in questo blocco. Crisi e lavoro, come reagire agli shock? Shock che determinano e che sono determinati da crisi varie che ci portiamo appresso, a partire da quella della pandemia da Covid, a quella di oggi che nasce da un'inflazione molto elevata e che è andata a colpire ovviamente tutti noi, a partire dalle imprese, per arrivare al singolo cittadino. Spesso parliamo di lavoratori, parliamo meno di imprese che sono fatte da, diciamo, a livello manageriale da altrettanti lavoratori che hanno ovviamente problemi da gestire diversi rispetto a prima che il periodo della pandemia diventasse veramente importante. Allora, intanto io saluto Nicola Spagnuolo, perché parleremo di questo, direttore CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario. Nicola, ciao, buongiorno, grazie per essere ciao, con buongiorno, noi. Buongiorno, grazie a voi, grazie a voi. Allora, cercheremo di capire come è possibile reagire oggi a questi shock, come li abbiamo definiti. Partiamo, e però poi andiamo oltre, da una ricerca che voi avete condotto in collaborazione con il Centro di Ricerca CRISP dell'Università di Milano Bicocca, che ha analizzato circa 50.000 annunci per i manager del terziario pubblicati sul web nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 in Italia. Quindi arriviamo proprio al periodo clou, per così dire, no? della crisi. Che cosa è emerso da questa ricerca? Partiamo da qui. In realtà siamo andati un po' oltre, perché abbiamo rilevato 650.000 annunci in 5 paesi europei. Quindi il dato italiano che tu citavi lo abbiamo confrontato anche con alcuni dati dei maggiori paesi, dei principali paesi europei. E cosa è emerso? Intanto, guarda, la prima evidenza è rassicurante, cioè siamo tornati alla fine del 2021 ai livelli di richiesta di manager da parte delle aziende pre-pandemici. Questo è un dato molto importante. Questo vale in Italia, forse in Italia un po' meno, siamo al di sotto di un 2% più o meno, però abbiamo recuperato tantissimo. Gli altri paesi sono più o meno in linea, gli altri paesi europei sono più o meno in linea, e questo è un primo dato, un primo assunto. Beh, sai, questo tipo di indagine per noi è molto importante. Uno, perché ci dice quali sono le richieste che le aziende, le richieste di managerialità che le aziende in quel momento hanno in atto, ma soprattutto ci dice quali sono le competenze a cui le aziende intendono attingere. Il macro dato che noi abbiamo rilevato è questo. Fatto 100 le competenze che un'azienda richiede ad un manager, in percentuale circa un 40% è ancora attribuito a competenze meramente tecniche, sebbene diverse rispetto al periodo prepandemico. Mi spiego meglio, le aziende in un periodo prepandemico propendevano, per esempio, per alcune tipologie di tecnicismo attribuite a competenze manageriali, cambiate nel tempo, soprattutto a seguito, come giustamente dicevi tu, non solo degli effetti pandemici, ma anche gli effetti inflattivi, degli effetti, ad esempio, della guerra in Ucraina, su tutta la supply chain, no? Certo. Ecco, queste esigenze tecniche impongono alle aziende la ricerca di manager con delle skill tecniche orientate in quella direzione, per esempio sulla gestione della supply chain, evidentemente, no? Soprattutto in i CFO hanno in questo momento devono avere una propensione molto più attenta, no? Perché le aziende lavorano in un periodo inflazionistico che non si vedeva da tanti, troppi anni. Quindi, è vero, insomma, certo. La generazione attualmente impegnata non è abituata a gestire questi livelli di inflazione. Beh, per tornare ai livelli di inflazione bisogna pensare agli anni 80, figuriamoci com'è esatto. Cambiato, no, il panorama, assolutamente. Nicola, ti faccio subito continuare, però ti faccio leggere anche il secondo titolo, che è una domanda, certo. No? Così almeno la possiamo aggiungere. Per parlare di crescita e sviluppo, credo che la base sia l'innovazione tecnologica. Partiamo da qui anche per andare, lo stavi già facendo, a delineare un po' qual è il profilo nuovo del manager, quindi di come sia cambiata la leadership, o meglio, di come dovrebbe cambiare, perché poi noi stiamo ragionando in termini soprattutto futuri, no? Quali sono le competenze che vengono richieste oggi? Ma mi hai anticipato, perché la seconda attenzione che le aziende riservano alle competenze manageriali è proprio quella sulla tecnologia, cioè l'uso della tecnologia in questo momento diventa un asset davvero molto importante per le aziende, per diverse ragioni. Intanto perché
come dire, l'esigenza dei manager di aggregare i team, no? E quindi di ingaggiare i propri collaboratori ha assunto connotazioni diverse rispetto a prima. Tutti noi manager lavoriamo ormai con delle distanze, no? Dai nostri collaboratori, è più difficile incontrarli vis-à-vis quotidianamente e questo evidentemente ha già imposto all'interno delle aziende dinamiche legate a strumenti tecnologici capaci di tenere ingaggiati i team. Questo è un primo elemento, dopodiché però c'è un elemento importante che non dobbiamo mai dimenticare, non dobbiamo farlo adesso e soprattutto non dovremo farlo in futuro. La tecnologia è uno strumento, non è un fine, è un mezzo. L'errore che non dobbiamo commettere, che le nostre aziende non devono commettere, è quello di finalizzarsi alla tecnologia. Affinché un'azienda possa implementare in maniera efficace una qualunque tecnologia e strutturarsi in maniera efficiente grazie alla tecnologia, occorre che abbia al suo interno un modello organizzativo sostenibile attraverso la tecnologia. Se così non fosse, il rischio sarebbe altissimo, soprattutto in questo momento in cui l'attenzione ai costi, anche a seguito dei livelli inflattivi di cui parlavamo prima, Sì. Certo. l'attenzione ai costi è enorme e la tecnologia costa. Costa anche tanto e soprattutto è soggetta ad una rapidissima obsolescenza, quindi richiede investimenti quasi continui. Se noi non abbiamo creato all'interno della nostra azienda un modello organizzativo sostenibile attraverso la tecnologia, il rischio è di continuare ad investire in tecnologia in maniera del tutto inefficace e soprattutto a discapito dell'efficienza che stiamo cercando. Non so se mi Certo. sono Sì, spiegato. Questo è molto benissimo. importante. Cioè, noi dobbiamo partire da un cambiamento molto più ampio, verso il quale la tecnologia deve aiutarci. E lo stiamo riscontrando anche noi nella nostra ricerca, no? Il dato che abbiamo rilevato, per esempio, è che le aziende cercano manager con una forte propensione tecnologica, con grandi skills orientate alla tecnologia. Questo però non basta, perché il terzo pezzo che abbiamo rilevato è una serie di attenzioni delle aziende verso competenze trasversali orientate a efficientare il modello organizzativo ancora prima che la tecnologia all'interno della stessa azienda. Non so se Ok, sono riuscito a sì, spiegarmi. no, ma benissimo, assolutamente. E quindi qui subentra a pieno, lo abbiamo già detto più volte, il discorso della formazione. Che cosa significa? Se ti chiedessi che cosa significa fare formazione oggi, cosa risponderesti? Proprio perché si basa su dei modelli, che si evolvono continuamente, insomma, cioè dall'oggi al domani, fondamentalmente. Ma guarda, io Poi, dico beh, sempre dipende dagli questo. ambiti, dipende dagli aspetti, è Sì. chiaro, no? Però adesso stiamo giustamente parlando di questo, quindi cosa significa fare formazione oggi? Allora, il tema è questo. Noi, dal punto di vista della formazione manageriale, stiamo riscontrando tantissima attenzione, sia individuale che aziendale, rispetto alla formazione dei propri manager. E questo ovviamente è un bene. Però bisogna anche qui, prestare un attimo di attenzione. La formazione di per sé è un po' come una vitamina, no? Se io assumo delle vitamine, certamente non mi faranno male. Però, se ho un problema, devo assumere la vitamina giusta per risolvere quel problema. Mi spiego meglio. La formazione di per sé è neutra, non ha un valore di efficacia in sé. La formazione è efficace rispetto ad un obiettivo che attraverso la formazione vogliamo darci. Ok, Ma chiaro. di per sé non è efficace. Cioè l'efficacia della formazione non la si può misurare in astratto, la si può misurare rispetto a degli obiettivi. Quindi il tema centrale rimane lo stesso. Le nostre aziende, il nostro sistema economico, i nostri manager devono avere le idee chiare su qual è la direzione da intraprendere e qual è l'obiettivo da raggiungere. Dopodiché la formazione diventa lo strumento principe. È evidente che in questo periodo, in questo lungo periodo, peraltro, dall'inizio della pandemia fino ad oggi, l'effetto della formazione è più che evidente, no? La formazione online, la formazione che adesso peraltro è tornata in presenza con questa forte esigenza di rincontrarsi, di ricreare i network, no? Questo però di per sé è un dato significativo, ma ahimè ancora troppo lieve per darci una tendenza di efficacia nel medio-lungo periodo. Dobbiamo lavorare sugli obiettivi, dobbiamo sapere chi vogliamo essere da qui a 5-10 anni e attraverso la formazione raggiungerlo, con una Ok. distinzione di fondo però. Abbiamo due tipi di formazione. La prima è quella, come dire, l'addestramento.
No? Cioè io inserisco un software in azienda, dopodiché guardo un video, torno in azienda e quel software lo so usare. Ma quello è addestramento. E richiede soprattutto una manutenzione costante. Perché? Perché per esempio le tecnologie cambiano, io devo adattare, no? Il mio sistema di competenze Certo, verticali certo. alle tecnologie che avanzano. Però questo è un saper fare. Io imparo a saper fare delle cose attraverso l'addestramento. Altro invece è ciò che in questo momento serve ai manager. Cioè il cambio di paradigma impone non un nuovo addestramento, impone un apprendimento diverso di competenze che fino ad oggi manco sapevamo Che cosa esistessero. fossero, certo. No? Quindi, intanto dobbiamo dimenticare alcune competenze che fino a ieri abbiamo utilizzato quotidianamente. Apprenderne di nuove, ma l'apprendimento richiede un percorso. Cioè, come dire, l'addestramento attiene al saper fare, l'apprendimento attiene al saper essere. No, 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 Se io chiaro, imparo o no chiaro. a essere resiliente, cambio il mio modo di essere. Mi spiego, lo cambio in azienda e lo Ma cambio nella mia vita certo, personale. ma certo, ma certo. E oltretutto è un processo che deve avvenire proprio in combinato, cioè tra il lavoratore e l'impresa. Nicola, una cosa che si legge spesso adesso, prima di salutarti, e la voglio chiedere proprio a te perché ne stiamo parlando di leadership, è questa, cioè questo concetto di leadership gentile che sembra, almeno così pare, andare per, cioè essere quella più richiesta. Ma che cosa si intende per leadership gentile? Ma guarda, è un concetto a me molto caro, io ho scritto molto sulla leadership gentile. Io credo che in questo momento ci sia bisogno di una fortissima attenzione al lato umano della relazione aziendale, della relazione fra le persone in azienda. E credo che il concetto di gentile evidentemente va inteso in senso molto ampio, no? Gentilezza intesa in senso molto ampio, che non è confinata soltanto ad un approccio adeguato e gentile alle persone. Gentilezza si intende come dire, un modus operandi coinvolgente, attrattivo, no? Rispetto alle persone. Ecco, il tema però è lo stesso, cioè la leadership gentile, spesso in questo momento noi stiamo riscontrando molti manager che si avvicinano diciamo, alle modalità della leadership gentile, il che va benissimo. Però il punto che a me preoccupa è: se nelle aziende noi abbiamo dei manager illuminati che si avvicinano alle metodologie della leadership gentile, abbiamo risolto il problema di quell'azienda? No, purtroppo. Lo abbiamo risolto in questo momento storico, fin tanto che quel leader illuminato è presente in quell'azienda. Quando mai però quel leader illuminato dovesse andare via, che ne sarà di quell'azienda e delle persone interne a quell'azienda? Ora, il passo successivo alla leadership gentile, che in questo momento si sta affermando fortemente, è l'apprendimento organizzativo. Cioè, le modalità di leadership gentile devono entrare a far pa a fa fa perdonami, devono entrare a No. far parte della cultura organizzativa di quell'azienda. Devono istituzionalizzarsi all'interno dell'azienda, affinché possano andare oltre le persone più o meno illuminate che l'hanno introdotta in azienda. Ma se non diventa parte e patrimonio dell'azienda, rimane confinata ad un certo periodo relativo soltanto alla permanenza di quel Ah manager illuminato in quell'azienda. certo, Il passaggio assolutamente. fondamentale è l'apprendimento organizzativo. Certo, sì, che poi faccia parte poi del bagaglio delle nostre esperienze culturali di formazione, altrimenti resta un qualcosa che si ferma lì, insomma, è Effimera, chiarissimo. Esatto, effimera, solo confinata alla singola apparente. persona, al singolo manager, No, e ahimè non diventa. esatto, questo concetto è interessante, la formazione va benissimo perché poi sai, è facile parlare di formazione, spesso non si sa neanche che cosa si intenda, ma sempre combinata con l'obiettivo che si vuole raggiungere, altrimenti appunto Questo è non. fondamentale, ma lo è per tutti, lo è per la formazione Certo, individuale, aziendale, lo è per il sistema paese. Per il assolutamente sistema sì. paese lo è forse ancora di più. Cioè, noi dobbiamo sapere in che direzione dobbiamo andare e dove vogliamo arrivare. Solo dopo possiamo costruire il sistema scolastico, il sistema universitario, il sistema Assolutamente, della se formazione non sappiamo dove vuole professionale. andare il paese, non è che possiamo noi fare. Sì, Sì, possiamo anche. fare, ma non cresciamo, insomma, Sì. questo è il tema. Tu sentirai in questi giorni, no, che c'è un mismatch fra le competenze richieste dalle aziende
aziende, le Come no, ne abbiamo competenze. parlato anche durante la mattinata, quindi A me questo assolutamente. mismatch preoccupa tantissimo. Quando si parla di questo mismatch, mi preoccupo tantissimo, mi preoccupo, perché penso Assolutamente. che qualcuno possa pensare che la soluzione stia Sì. nell'allineare le competenze tecniche, e solo quelle, Sì? rispetto alle esigenze però contingenti delle aziende. Il Certo. tema non è inserire persone nel mercato del lavoro, è inserirle, ma poi far sì che ci rimangano. Quindi il tema Esatto. della competenza tecnica è certamente importante, però non è quello che serve No, 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 soltanto. guarda, abbiamo parlato proprio del termine occupabile che si sta usando tanto Bravo. in questi giorni. E sì, ci sono persone occupabili, ma non formate, che quindi poi non servono alle aziende, giusto per, insomma, ribadire il concetto che tu hai assolutamente approfondito ancora di più. Quindi io ti ringrazio per questo, perché era un po' anche, come dire, il mood, il filo conduttore delle nostre dirette di questa mattina. Grazie a Nicola Spagnuolo, direttore del Centro di Formazione e Management del Terziario. A presto. Insomma, Grazie a te. ci saranno tante cose di cui discutere sicuramente Quando vorrai, nell'immediato futuro. quando vorrai. Grazie, grazie Nicola, buona Buona giornata a giornata, voi. buona giornata. E adesso pubblicità, torniamo con il nostro, tra poco, con il nostro appuntamento consueto dedicato ai certificati.